Ta-t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 a. Ecco qua, ombretti cremosi. Vi avevo detto che i migliori sono, secondo me, quelli della Basic Beauty. Infatti me ne ero dimenticata uno, che è l'ultimo arrivato in casa Saidori, che è il numero, credo che sia OG05. Comunque questo marroncino ramato, che guardate l'intensità di colore, ve l'ho messo qua sopra. Cioè, questo, ciao a tutti gli ombretti in gel, ragazzi. Cioè, questi qui non li batte nessuno, nessuno, nessuno. Questo, se mi sta guardando, lo dedico alla mia amica Charlotte, cioè il Pandemonium, che è in un periodo di fissa con i ramatini, i bronzini, eccetera, eccetera. Cioè, questo è proprio tuo, Carly. Cioè, con questo te ne vai fuori di testa. Bellissimo, fantastico, meraviglioso. Costano, mi pare, sui 7,90, quindi 8 euro. E poi, ovviamente, in tutto questo periodo sono andata qualche volta da Kiko e mi sono fatta prendere dagli Water Eye Shadow, perché uno di questi, e io non ne avevo nemmeno uno, me l'aveva regalato una ragazza ad uno swap. Proprio durante un incontro che aveva fatto la Carly, quindi parlo di secoli fa ormai. No, questo l'ho preso da pochissimo, l'ho preso la settimana scorsa, è il 219 ed è questo meravigliosissimo color pesca con, eccolo, pesca con questi riflessi doratini. Guardate che bello, questo io l'ho usato, dà proprio una luce fantastica, vabbè, sempre in tinta con tutto il corallo che sto usando, non so più dove farmi lo swatch, quindi non lo farò, credo. Lo metto qua, vediamo sul polso, ma ripeto, va usato bagnato, secondo me, che è qua, eccolo. Ma in videocamera mi sa che non rende. Comunque 219 è questo pesca fantastico. Poi, tra gli altri, ho il 204, che è questo fantastico color borgogna violaceo particolarissimo. Guardate qua. Cioè, è proprio bello, 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 bello. Lo metto qua. Qui, eccolo, guardate che meraviglia. Un colore molto, molto particolare. È tra il marrone e il viola. Questo qua, tra il marrone e il viola. Potrebbe tendere a fare un po' di occhiopesto, eh? Però non mi piace troppo. E questo l'ho sempre comprato io. Poi scopriamo, arriviamo a quello che mi aveva regalato la gentile donzella. Forse questo, il 223? No, questo è sempre uno che ho comprato io, è un viola. Lei mi aveva regalato un altro viola che in questo momento non so dove ho messo. Vediamo se è quest'altro che vi devo far vedere. Questo è un viola fantasmagorico, guardate che bellezza. Ve l'ho messo, sì, in un posto dove non si vede. Eccolo. Questo qua. Fantastico e bellissimo. Poi ancora c'è il 213. Il petrolio. No, lei mi aveva regalato un viola che onestamente ho perso di vista. Forse ho già conservato, non è qui. Comunque me ne ha regalato un altro ancora. Questo è il petrolio, è uno dei colori senz'altro più belli. Lo mettiamo qua, ormai sono uno swatch unico, guardate che meraviglia. Allora, eccolo, l'ho trovato. Lei mi aveva regalato questo pervinca violetto qua, che è il 225, molto particolare.
A lei praticamente non piaceva sui suoi occhi, cioè dice che non si trovava bene, non con il tipo di ombretto se non ricordo male, ma proprio come le stava sugli occhi, non le piaceva l'effetto e quindi me l'ha regalato, è stata super gentile, la ringrazio ovviamente, ed è questo colore qua, la ringrazio ovviamente tanto perché invece a me piace molto, l'ho usato tanto, soprattutto in primavera perché lo trovo un colore molto fresco, a me piace in primavera insomma. E queste erano le cosine che avevo preso da Kiko. No, mi sto dimenticando di questo meraviglioso smalto che ho sulle unghie. Che unghie? Ho fatto questo, oh, questo urletto. È il numero 640, di quelli che hanno effetto, insomma, tipo lo zucchero. Credo che stia piovendo, ragazzi. Non ci posso credere. Oggi ho già fatto una giornata caldissima e adesso mi sa che piove, va bene, stendo un velo pietoso su qualche sui commenti che mi verrebbero in mente. Niente, questo smalto mi è piaciuto tantissimo. È la prima volta che lo uso e l'ho messo stamattina. Intanto mi è durato tutta la giornata, non si è assolutamente sbeccato. L'ho messo in un nanosecondo, si è asciugato in un nanosecondo. Ne ho fatto due passate, si stende benissimo, ha un risultato strepitoso e quindi penso che veramente me ne prenderò degli altri. Non ricordo il costo, vediamo perché ci dovrebbe essere scritto. Sugar Matte. 2,50 l'ho pagato, ma erano in promo? Beh, comunque nel caso vi segnalo che l'ho pagato solo 2,50, non so come mai. E l'altro invece l'ho pagato, i Water Eyeshadow 5,90, ecco bravo, perché sono in promozione, ecco bravi, perché mi pare che costassero 8,90 questi, comunque l'ho pagato i 5,90, erano in promo, me lo sono ricordata adesso. Poi, sempre da Kiko avevo preso il pigmentino, Pigment Loose Eyeshadow, quello della collezione, no, non me lo ricordo proprio, comunque il numero 32 che era quel marrone fantastico e bellissimo che ha dei riflessi rosa e che se ancora trovate, trovate quei saldi, vi consiglio caldamente perché è bellissimo e io non amo assolutamente i marroni. E questo credo di averlo fatto tra i prodotti vedere tra i prodotti preferiti perché a mio parere merita tantissimo, lo trovo fantastico. Scusate, sto guardando qui perché me ne sono rovesciata mezza boccetta sul tavolo. Quindi coi saldi cercate di adocchiarlo. Ora mi sto togliendo gli swatch dalle mani e vi volevo far notare come sia quasi praticamente impossibile con una salvietta levare quelli di gli ombretti cremosi di Basic Beauty. In questo momento, appunto, quello che vi ho fatto vedere è il marroncino. Assolutamente, nonostante io passi e sfreghi, non se ne va. È proprio veramente super stay, cioè proprio non lo levate. Io li amo, li adoro. Continuo a promozionarveli perché ne sono innamorata. Un marchio che sto scoprendo di recente, perché comunque ce la faccio, ce la faccio. Sì che ce la faccio, eccolo qua. Perché comunque non ho vicino casa un Wycon, è appunto Wycon. E l'ho scoperta di recente perché non è che ci si può andare spesso in questo Wycon, perché è un po' lontano da casa mia. Comunque ci ho fatto una capatina perché io trovo questi prodotti fantastici. Avevo già provato qualcosa che vi avevo già fatto vedere, che se non sbaglio dovrebbe essere qui, forse questo, il Baked Eyeshadow, quello così avevo preso e vi avevo fatto vedere, sì, quello misto oro e nero, che vi avevo segnalato quale eventuale dupe sostituto o comunque effetto simile al oddio, come si chiama quello di Chanel? L'Illusion d'Ombre Magnifique, che è questo qua, guardate che luminosità pazzesca a questo prodotto, è veramente fantastico, fantastico, fantastico. E siccome avevo già provato questo, che è appunto il numero 209, adesso butto la scatolina, perché come sapete faccio fatica a buttare le scatoline, e vi avevo anche fatto probabilmente già vedere il Wycon 402 della linea, questa è della linea Baked Eyeshadow, mentre questo qua, il verde, è il 402 della linea Tiger Luxe.
Cioè, potete vedere da voi, non vi faccio nemmeno lo swatch perché veramente, come lo vedete, rimane anche così sull'occhio. È un ombretto cotto fantasmagorico. Avevo preso questi due, ero rimasta estasiata dalla bellezza di questi prodotti e quindi ne ho preso un altro Baked Eye Shadow Velvet Matte. Anche questo era, no, questo era un Melange. Questo qua che ho preso, questo argento e nero, e poi questa volta invece ne ho presi due differenti che sono sempre un Baked Eye Shadow Melange, praticamente simile all'altro, ma con i toni appunto oro e nero. Questo quindi era argento e nero, e questo invece è oro e nero. Vedete? Eccoli qua. Vicini, mi era talmente piaciuto questo che ho assolutamente voluto prendere anche questo qua oro. Guardate che cos'è, è sempre un base nera con le pagliuzze oro e è veramente fantastico sugli occhi, cioè per i trucchi serali, niente ragazze, cioè li amo, li adoro. E questa volta, oddio, si è salvato. Questa volta, siccome mi sono innamorata di un ombretto della Collistar, ma questo costava meno e l'avevo visto che secondo me è il dupe perfetto, l'ombretto della Collistar è quel famoso petrolio opaco che non mi ricordo, non so perché mi ricordo Laguna, ma non so se si chiama davvero Laguna. Comunque, della Collistar è quello super opaco color petrolio verde pavone, anzi, e secondo me è identico a questo. O comunque io l'ho, cioè, appena l'ho visto mi è sembrato lui e l'ho preso, ragazze, guardate, cioè, ma è una roba, cioè questo ombretto è meraviglioso, guardate quanto è scrivente, cioè io ho fatto veramente tantissimi trucchi questa primavera, non so se, insomma, non è troppo primaverile probabilmente, forse è un po' più autunnale, ma non lo so, a me piace talmente tanto che io di queste distinzioni primaverile, autunnale, eccetera, me ne frego. Comunque, questo è il Baked Eye Shadow Velvet Matte Ombretto Wet n Dry dal Finish MAC Tocco Vellutato, insomma, è questo qua, ed è il numero 07. Se mi viene in mente, vi metto il nome qua. Cioè, se riesco a ritrovarlo, è il nome di quello Collister che secondo me somiglia tantissimo. E poi, sempre siccome non riesco a resistere ai ombretti gel, mousse, crema, barra, via dicendo, ho preso il Soft Eye Shadow Mousse della Wycon nel numero 02. Vi ripeto che tutti questi prodotti li ho presi in un arco di tempo di tantissimi mesi, cioè parlo da febbraio a oggi, e che io tengo tutto nelle scatoline. Perché sono una maniaca e ho conservato la bustina perché vi faccio vedere invece due ultime cose che veramente ho preso in questi ultimi giorni. E quindi, ragazzi, mi casca tutto. Quindi avevo ancora la scatolina, cioè la scatolina, la busta, il sacchetto. Allora, questo che ho preso è questo meraviglioso color argento che, come vedete, è un po' colato da una parte, perché questi sono molto simili, non sono duri come gli altri di BD Limoni, Basic Beauty o quelli di Maybelline Color Tattoo o quelli di Catrice, ma questi sono molto simili a quelli di Astra, molto gel crema mousse, molto simili anche ovviamente a quelli di Chanel come consistenza. Questo ve lo metto, è un antracite molto simile, per chi lo conosce, al Gunmetal della Base, della Naked 1. Secondo me sarebbe una base perfetta per il Gunmetal. Eccolo qua. Anche se a me piacciono questi, piace usarli non come base, ma proprio da soli, perché hanno colori così spettacolari che se li devo usare come base, uso una base neutra e via. E niente, questo è quello che ho preso la precedente volta. Invece questa volta sono tornata perché cercavo questo pennello qua. Vi dico qua perché ho conservato gli scontrini, perché finché non ve li faccio vedere, tengo gli scontrini con i prezzi per l'eventuale haul. Allora, i Baked Eye Shadow Melange, cioè quelli misti oro e nero e argento e nero, costano 5,90. Invece quello Simil Collistar color pavone costa 6,90, la mousse
Soft Eye Shadow costa 6,90. E poi fatemi vedere invece questi ultimi acquisti. Questo pennello Visoki costa 8,90, il rossetto che ho preso che vi faccio vedere costa 5,90, la pochette che ho preso costa 9,90. Adesso ve le faccio però vedere meglio. Allora, questo pennello Viso è il numero 202 e io non ho mai visto un pennello così siffatto e ho intenzione di provarlo. È una sorta di flat kabuki dal taglio angolato. Questa è la misura, ve la faccio vedere vicino al mio indice, quindi come vedete è piuttosto grosso, vedete? Per stendere il correttore, ho intenzione di utilizzarlo, quindi per sfumare bene il correttore. Sono compatte ma morbide, è proprio come una sorta di kabuki, però ecco, secondo me è adatto proprio per la zona occhi o per delle correzioni delle parti piccole del viso, insomma. Mi piace molto sia il manico così come cioè, anche l'estetica del pennello la trovo molto azzeccata con questo marchio minimal qua, il colore della setole sfumato con, cioè molto molto carino, poi è veramente morbidissimo e l'ho pagato 9 no, 8,90. Vi ripeto, è il numero, non c'è scritto sul pennello, quindi una volta che avessi buttato questo non ve l'avrei più saputo dire, e questo secondo me è sbagliato perché è sempre meglio scrivere il numero dei pennelli sul pennello stesso. Qui Wicon ha toppato. Loro lo danno per applicare gli illuminanti in polvere o liquidi sugli zigomi e sotto l'arcata sopraccigliare. È adatto anche per sfumare ombretti, in realtà io lo userò per tutt'altro, sì, per l'illuminante probabilmente è sicuramente adatto, ma ripeto, io lo userò per il correttore. Quindi il pennello è questo qua, e invece il rossetto che ho preso è il Lipstick Matte Sublime numero 608. Ormai sono praticamente in fissa con i matte, sono i miei rossetti preferiti, matte. Il packaging di Wacom mi piace tanto, nero, semplice, un po' più sottile qua, è più allargato nella parte superiore. Il colore è questo fucsia meraviglioso, vi faccio lo swatchettino. Eccolo qua, il colore è questo qua, lo trovo meravigliosamente bello. Fantastico, mi piace tanto anche il sacchettino che danno con i manici con questo raso veramente delizioso. E vi faccio vedere la pochette che ho preso, che ha secondo me una pecca grossissima. Va bene che Wicon ha il marchio nero bianco con un tocco di fucsia, però fare una pochette porta trucchi, comunque porta nel mio caso pennelli, perché come vedete ha questa forma fighissima, da pennello, vedete ci stanno esattamente, anzi abbondantemente i pennelli, perché appunto è cilindrico, qua sopra è di raso. Ora io butterò il contenuto. Ha un inutilissimo, peraltro anche mezzo acciaccato, perché è mezzo fuori dalla sua, vedete qua, è già mezzo fuori dalla sua sede. Questo specchiettino qua, cercherò di sistemarglielo, vabbè, meglio. È comunque fatto così, cilindrico, ma ragazzi, il fatto che sia bianco lo farà durare quanto un gatto in tangenziale, perché ovviamente secondo me si andrà a sporcare immediatamente. È tipo similpelle, non lo tocco perché ho le mani zozze, rischio di sporcarlo anche prima del tempo, però veramente io non ne ho mai trovato altri così cilindrici per portare i pennelli, e quindi l'ho voluto prendere, l'ho pagato 9,90. Allora, vi segnalo che anche l'ombretto in mousse di Wicon con una semplice salvietta struccante non ha alcuna intenzione di venire via, quindi veramente carino. Allora, poi vi volevo far vedere anche un ombrettino di Catrice, però mi sa che questo ve l'ho già fatto vedere. Ripeto, abbiate pazienza e sopportate la mia memoria che non funziona. Comunque vi volevo, se ve l'ho già fatto vedere, intendo, vi volevo far vedere questo, il numero 640 Don't Touch My Moisturati, anzi sono sicura di avervelo fatto vedere perché mi ricordo questo nome particolare,
ma forse ve l'ho fatto vedere in un video dei preferiti, infatti ce l'ho qua perché continuo ad utilizzare questo verde spaziale, guardate, è veramente fotonico questo verde, cioè è uno dei verdi più belli del mondo insieme a quello della RVB che vi ho fatto vedere prima, guardate che meraviglia! Comunque, quando vi faccio vedere le cose, se siete incuriosite, cercatevi gli swatch su Google, mettete Catrice numero 640, perché, ripeto, io ho una fotocamera un po' scarsa, quindi magari non vedete la meraviglia dei colori che effettivamente vi sto facendo vedere. Allora, altra cosa che non mi ricordo è se vi ho fatto vedere le palettine della Sleek, le ultime uscite. Sapete che io le colleziono, siamo tutti storti, ecco. Sapete che io le colleziono tutte quante perché me ne manca una, è quella dei primer che, perché non mi piace, cioè, uso altri tipi di primer appunto, non quelli lì, quindi ce li ho tutte tranne la graphite, voglio la graphite ma ormai è una limited edition vecchissima, non l'avrò mai, come ogni brava collezionista ho un pezzo mancante, quello raro, comunque ho preso queste ultime due, una è l'Aqua Collection Limited Edition e l'altra è la Showstoppers Palette Limited Edition. La Showstoppers mi ha deluso per il packaging, perché guardate, questa qui è così carina, fanno queste carte così particolari che peraltro io conservo tutte quante separatamente dalle palette stesse. Comunque vi faccio vedere questa qui, la leviamo dalla sua scatola, è l'Aqua Collection, la palette si chiama Lagoon, è questa qua che praticamente ancora è in tonsa, non l'ho utilizzata, i colori sono questi qua che vedete, non sto a farvi gli swatch perché è una follia, sono veramente tantissimi, ovviamente ho già puntato questo meraviglioso rosa corallo, rosso corallo, e sono tutti colori super estivi, verdi, poi c'è sempre ben calibrato comunque il colore nero che non manca mai, perché insomma per fare un buon trucco ci vuole un punto luce, ovviamente un nero, questo è ovvio, ma mi piace tantissimo, e i colori come al solito hanno tutti il loro nome e mi piacciono tantissimo, insomma questa palettina mi piace veramente molto a livello di colori, e poi comunque la qualità della Sleek a me piace sempre tanto, insomma ne ho tantissime, quindi comunque la conosco molto bene. Questa invece, la Showstoppers, l'ho usata moltissimo, come si vede è tutta zozza, e ve la faccio vedere, questa è praticamente ispirata a certi colori, li ho proprio strausati, è ispirata alle collezioni precedenti della Sleek, scusate che vi metto, eccolo qua, vi metto la palettina sopra, cioè il cartoncino sopra per coprire, è ispirata, vedete che certi colori tipo questo, anzi già mezzo ciancicato, dicevo, è ispirata alle collezioni precedenti Sleek, infatti i nomi di tutte le i colori sono nomi di precedenti palette, la Paraguaya che ho, Sunset che ho, Me, Myself and I che ho, Bad Girl, Ultra Matte V2, Graphite che è il mio colpo al cuore, Naturale, Sparkle Storm, Bohemian, So Special, e poi invece c'è un solo colore che è Noir, che non è nessuna palette, hanno messo questo nome che non appartiene però a nessuna palettina, quindi 848 la Showstoppers e la 845 la Lagoon, bellissime, mi piacciono da morire, le sto amando, anzi la sto amando, la Showstoppers continuo ad utilizzarla anche se ha colori meno primaverili, ma d'altronde qua a Milano fino alla settimana scorsa c'era l'inverno, adesso siamo in pieno agosto, un caldo terribile, dunque Dulcis in fondo, ultimo ma non ultimo, un rossetto che mi stavo dimenticando sempre di Kate, non lo stavo dimenticando perché lo avevo nella pochettina che tengo in borsa, e è questo rossettino della linea, quella lucida diciamo, non degli opachi, il numero 60 che è simile al colore che vedete qua nel dischetto adesivo del numero, insomma, ed è questo meraviglioso color berry. Io alla fine li prendo, secondo me tutti un po' simili, sono un po' noiosa, il colore è questo magnifico e meraviglioso,
L'odore, ripeto, è un odore secondo me fruttato, ma altrettanto in un certo qual modo abbastanza tipico dei rossetti di una volta, non so come dire. Mi piace, non lo so, mi ispira. Colore fantasmagorico, ma insomma, i rossetti di Kate sono fantastici. Vi ho fatto vedere tantissime cose. Sono anche andata un po' veloce, ma perché non è che mi posso soffermare 20 minuti su ogni cosa, sennò il video diventerebbe giganterrimo. E d'altronde vi voglio dare così una carrellata delle idee, poi non tutto, cioè. Questi sì, ve li straconsiglio, li ho super provati, mega provati, altre cose magari meno, vi do un po' la mia opinione momentanea. Niente, comunque, lo sapete, non sono precisissima, sono così un po' incasinata. Vi ringrazio comunque di seguirmi sempre. Saluto delle ragazze che mi hanno taggato, Manuela Opi, che mi aveva taggato nel tag I Love Spring, che non sono riuscita a fare perché quando lei mi aveva taggato per questo video non avevo neanche tirato ancora giù tutta la roba estiva, quindi tipo per esempio, che so, il mio vestito preferito estivo non avrei neanche potuto mostrarlo. E insomma, poi il tempo è passato, mi spiace di non aver potuto rispondere. Ti mando un bacio, Manu. E ovviamente, se possibile, magari faccio I Love Summer, come ti dicevo su Facebook. Saluto anche Elena T. Ciao Elenina, un bacione enorme. Che mi ha taggato per quanto riguarda la sfida, quella di truccarsi in 3 minuti, che invece cercherò di fare assolutamente. Saluto tutte le ragazze che mi scrivono sempre, che mi seguono costantemente perché ci sono delle presenze fisse sotto i miei video e mi fa tantissimo piacere. E niente, vi ringrazio per aver seguito anche questo di video e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!